Bentornati, ma soprattutto benvenuto a un ragazzo giovanissimo, Enrico Pescarolo. Grazie. Buonasera. Buonasera Max. Allora Enrico, innanzitutto vorrei che tu ci raccontassi di che cosa ti occupi in modo tale da farti conoscere al pubblico. La vetrina delle professioni offre opportunità a tutte le età, anche dicevo appunto ai più giovani. Di cosa ti occupi, che cosa vuoi far conoscere al pubblico? Allora, io mi occupo di arte moderna. In pratica ho creato insieme ad altre persone un'associazione che si occupa di promozione di artisti principalmente emergenti a 360 gradi. Quindi noi organizziamo mostre, partecipiamo a fiere sia italiane che internazionali. Come si chiama questa associazione? Si chiama Young Art Hunters, giovani cacciatori d'arte, uh-huh. O cacciatori di arte giovane. Uh-huh. Diciamo, c'è un po' un doppio senso. Lavoriamo anche molto sull'online, infatti creiamo mostre virtuali dove appunto gli spettatori potenzialmente da tutto il mondo possono vedere le opere d'arte di questi artisti. Senti, qual è, perché tu hai detto ti occupi di arte, ma vorrei capire come te ne occupi e poi cosa fai per promuoverla? Allora, noi ricerchiamo gli artisti che riteniamo più promettenti principalmente attraverso i social. Diciamo che Instagram probabilmente è quello che utilizziamo di più, visto che è molto basato sulle immagini e anche un pubblico tendenzialmente giovane. Quindi è molto adatto per la ricerca di giovani artisti. Ecco, voi usate cioè la tecnologia che oggi è alla portata praticamente di qualunque ragazzo come strumento per individuare chi ha una sensibilità artistica e chi riesce poi a tradurla in un prodotto qualitativamente gradevole o comunque artisticamente di spessore? Certo, esatto. Poi un'altra cosa alla quale diamo molta importanza per quanto riguarda la ricerca degli artisti è anche il cercare di avere a che fare con artisti che sono interessati a fare dell'arte una vera e propria carriera, quindi non artisti occasionali o che lo fanno come hobby, proprio persone che sono interessati a entrare nel circuito delle gallerie, a fare mostre, a fare fiere ed eventualmente ad arrivare a livelli piuttosto alti. Senti, ma perché hai scelto l'arte come lavoro? Nel senso che è una scelta molto impegnativa, molto bella, è una sfida in un paese in cui la cultura non è mai adeguatamente valorizzata, è una bella sfida, diciamo. Sicuramente. Ma perché hai scelto, perché hai fatto questa scelta? Allora, diciamo che io sono un po' nato in una famiglia di artisti, perché ho avuto mio nonno che purtroppo non ho mai conosciuto, ma appunto lui era un pittore che in vita era abbastanza riconosciuto, quindi sono sempre cresciuto fra opere d'arte. Poi anche mia zia ha seguito la strada di suo padre, quindi anche lei dipinge, sono sempre stato a mostre e poi mi sono anche appassionato alla musica. Io sono anche un musicista, quindi diciamo un tipo di arte un po' diversa, però sì, diciamo che io sono appassionato sia di arti visive che di musica. Senti, so che stai allestendo un portale, ora senza entrare troppo nel particolare, anche perché mi pare che questo portale non sia ancora attivo, esatto. No? Ma quali sono le linee guida che contraddistinguono questo portale? Cioè che cosa lo ispira? Allora, è un portale che nasce dall'idea di mettere in contatto diretto gli artisti con i collezionisti. Quindi gli artisti potranno creare delle proprie gallerie virtuali dove esporre le proprie opere e i collezionisti potranno votarle, esprimere preferenze, ricercare gli artisti secondo la corrente, utilizzando un po' il meccanismo anche degli hashtag come per esempio appunto su Instagram, e poi ovviamente potranno anche acquistare direttamente le opere dal portale. Cioè, fondamentalmente, fammi capire, voi diventate in questo modo dei market maker, cioè voi fate mercato, nel senso che create potenzialmente artisti che magari prima non avevano un certo peso e che attraverso di voi possono potenzialmente acquisire un valore, perché poi il mercato dell'arte
è un mercato particolarmente remunerativo nel momento in cui un nome si accredita attraverso giornali, televisioni ed entra a far parte appunto del mondo artistico. Avete un ruolo importante, Ma diciamo almeno che aspirate ad averlo. sì, quello sicuramente. Diciamo che in questo momento stiamo un attimo cercando di dare al mondo dell'arte, tramite appunto questo portale in uscita, una dimensione al passo coi tempi dal punto di vista tecnologico. Quindi diciamo che il nostro principale obiettivo è quello di dare un'esposizione molto più grande agli artisti rispetto a quella che magari potrebbero avere all'interno di una galleria tradizionale, perché tramite questo portale, che tra parentesi si chiamerà Wundart, dal tedesco Wunder, Che vuol dire? vuol dire meraviglia, Meraviglia. meraviglia. Quindi arte meravigliosa, diciamo, in un certo senso. Posso chiederti che cos'è per te l'arte? Cioè, Allora, l'ispirazione dell'anima è un'interpretazione intellettuale, è una declinazione etica, è un sentimento, che cos'è? ma secondo me è più che altro è qualcosa di intrinseco nella natura umana, perché l'uomo da sempre è stato creativo senza neanche sapere perché, non so come spiegare, è una cosa proprio che fa parte dell'animo umano. Quindi noi come esseri umani in un certo senso non possiamo vivere senza arte, perché abbiamo sempre questa spinta a creare. Questo vale anche per la musica, quindi Sicuramente, sì. tu lo senti molto. Ma esprimere l'arte, no? Significa esportare, trarre fuori di sé le emozioni e portarle all'attenzione del pubblico. Certo, Questo genere di rapporto ti emoziona? assolutamente sì. Poi secondo me non bisogna dimenticare che l'arte ha anche un forte ruolo terapeutico, quindi l'artista creando fa una sorta di terapia personale, riesce a incanalare le proprie emozioni e gli artisti di solito ne hanno molte di emozioni, molto variegate. Senti, un ministro italiano qualche anno fa disse che con la cultura non si campa. Ecco, vorrei che tu, che sei così giovane, dicessi la tua ad un ministro, era Giulio Tremonti, che interpretò questo concetto, forse volendolo estremizzare. Ma tu che addirittura puoi costruirci sopra una carriera, data la giovane età, tu che cosa senti di poter rispondere a questo tipo di input? Allora, io non sono d'accordo con quello che ha detto il ministro Tremonti, perché se uno ha una passione e ha intenzione di dedicarci tutte le proprie energie, sicuramente arriverà da qualche parte. Ovviamente è una strada molto più difficile rispetto ad altre, non è una strada che può dare le stesse sicurezze rispetto ad altre possibili carriere, però se uno è veramente motivato e sente proprio di avere qualcosa da esprimere come artista, sicuramente il suo posto lo troverà. Attualmente è in corso una forte campagna contro la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, del conflitto che purtroppo ne è conseguito, ma c'è stato un effetto, non saprei se definirlo collaterale, però ad un certo punto si è stabilito che la cultura russa non dovesse più avere accesso nel nostro paese. È accaduto in una nota università di Milano in cui un corso su Dostoevskij è stato bloccato, ma è accaduto anche alla Scala. A un certo punto il direttore d'orchestra è stato criticato dal sindaco Beppe Sala. Tu che cosa Allora, pensi? io penso che l'arte non debba mai, sotto alcuna circostanza, essere censurata, perché se c'è una cosa con la quale ci si può esprimere liberamente senza alcun tipo di filtro, è l'arte. Quindi, poi al lato pratico, specialmente i romanzieri, gli scrittori russi, adesso mi vengono in mente appunto, hai citato Dostoevskij, ma anche molti altri grandi maestri russi dell'Ottocento sono
dei pilastri della cultura internazionale. Quindi è veramente stupido, se vogliamo, Diciamo censurarlo. che Putin non c'entra niente con No, ma anche Dostoevskij. perché questi personaggi sono morti più di 200 anni fa, prima degli eventi correnti, quindi non ha proprio senso, Senti, secondo me. abbiamo ancora un minuto. Vorrei che tu mi dicessi quanta importanza ha oggi, secondo te, coniugare l'arte alla tecnologia? Allora, ha un'importanza enorme perché la tecnologia ci permette di dare maggiore risonanza all'arte e renderla molto più accessibile, quindi aumentare a dismisura il pubblico che normalmente sarebbe quello più interessato all'arte. Tramite i social, ad esempio, si può virtualmente raggiungere tutto il mondo, quindi se un artista in Italia può essere visto da persone, ad esempio in Giappone, giusto nel tempo che basta visitare la pagina dell'artista, quindi sono delle opportunità che prima non c'erano Sono, assolutamente. diciamo, gli effetti della Sì. globalizzazione. Allora, io ringrazio tantissimo Enrico, gli auguro il meglio perché un giovane che si cimenta con l'arte, che entra a far parte della vetrina delle professioni per dire che si può trasformare in professione anche l'idea, dell'arte in tutte le sue manifestazioni, che sia pittorica oppure attraverso la scultura, la musica, credo che sia una bellissima cosa. Grazie ancora ad Enrico. Grazie mille, Max. Allora noi adesso facciamo un po' di pubblicità.